Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, oggi è sabato e ciò significa che manca soltanto un giorno al ritorno del nostro amato Casteddu. Domani infatti alle ore 12.30 si gioca Cagliari-Bologna, valevole per la 34esima giornata di Serie A. Ragazzi, è una sfida importantissima, una gara veramente di vitale importanza. Credo che questa frase l'abbiate già sentita diverse volte proferire appunto dal sottoscritto, ma ovviamente in premessa di questo match non posso non dire appunto questa cosa. Perché? Perché è una sfida importante che giochiamo in casa contro un avversario abbordabile, ma che non deve essere assolutamente sottovalutato, perché il Bologna di Donadoni è una squadra che sicuramente alterna prestazioni buone a prestazioni meno buone, è una squadra che sostanzialmente a livello di classifica penso non debba appunto chiedere molto di più a questo campionato, è praticamente salva da un certo punto di vista, ma proprio per questo motivo non va assolutamente sottovalutata, perché comunque ha anche dei giocatori importanti, mi viene soprattutto in mente Verdi, che possono sicuramente far male in qualsiasi momento. Però quello che possiamo dire è che in questa sfida conteranno come non mai le motivazioni, conterà come non mai la mentalità, l'approccio fin dall'inizio. Perché? Perché teoricamente le motivazioni dovrebbero essere dalla nostra parte. Il Cagliari questa sfida deve assolutamente vincerla, perché lo sappiamo perfettamente. Abbiamo soltanto 4 punti di vantaggio sul terzo ultimo posto, mancano 5 gare alla fine del campionato e dopo la gara contro il Bologna avremo sfide come contro Sampdoria, Roma, Fiorentina e Atalanta, quindi sfide tutt'altro che semplici. Io non voglio essere pessimista a prescindere rispetto alle 4 sfide che appunto avremo, però è oggettivo che incontreremo avversari tosti, tra le altre cose avversari con grandi motivazioni, perché ancora oggi si giocano appunto chi la Champions League, chi la qualificazione appunto Europa League e altre motivazioni varie. Quindi è chiaro che non voglio essere appunto pessimista a prescindere, ma le difficoltà di quelle 4 sfide sono ben chiare e ben consce a tutti noi. Quindi cosa dobbiamo fare? Anzitutto dobbiamo affrontare questa partita contro il Bologna al massimo delle nostre potenzialità sul piano, ripeto, motivazionale, quindi voglio una reazione grandissima rispetto appunto a quello che abbiamo combinato a San Siro. Le critiche, le polemiche che ci sono state dopo la gara di San Siro le voglio adesso mettere da parte perché ne abbiamo già parlato troppo, e ovviamente mi auguro che Mister Lopez, oltre alla giusta mentalità e alle giuste motivazioni, riesca a trasmettere anche giusti dettami tecnici tattici, perché questa comunque è una sfida che va giocata bene anche sul profilo calcistico appunto. Quindi rientrano Cigarini e Barella e questo sicuramente è un rientro duplice molto molto importante per noi. Riguardo appunto alla difesa, vedremo se ci saranno delle variazioni particolari, se verranno confermati comunque gli uomini che nelle ultime settimane appunto hanno composto il reparto difensivo. Sicuramente ci sarà il rientro di Cepitelli, che è stato il match winner contro l'Udinese, quindi speriamo ovviamente che possa buttarla dentro anche domani nella porta avversaria. E poi per quanto riguarda l'attacco, sicuramente ci sarà il ritorno di Pavoletti, vedremo da chi sarà affiancato, perché Sau secondo me potrebbe anche accomodarsi in panchina, potrebbero salire le quotazioni di Han e addirittura di un Farias, che appunto da quello che ho letto è rientrato in gruppo. Probabilmente il brasiliano sarà utilizzato a partita in corso, ma è un'arma comunque importante. In ogni caso, la cosa importante, ragazzi, sarà veramente vendere cara la pelle, tirare fuori gli attributi, onorare al meglio e al massimo questa gloriosa maglia. La cosa fondamentale è questa, la prestazione, soprattutto sul piano motivazionale, ragazzi. Vogliamo vedere leoni in campo, vogliamo vedere che appunto questi ragazzi ci tengono alla squadra, ci tengono alla società, ci tengono soprattutto ai tifosi, che troppo spesso quest'anno hanno dovuto subire appunto delle figure meschine, perché anche quella appunto di San Siro sicuramente è una figura che avremo fatto volentieri e a meno. Quindi ragazzi, non aggiungo nient'altro, perché come si suol dire in questi casi le parole le porti via il vento. Forza Casteddu a tutti i tifosi del Cagliari, sosteniamo appunto il nostro cuore rossoblù e cerchiamo di andarci a prendere 3 punti che non basteranno per il raggiungimento della salvezza, ma che comunque ci potrebbero avvicinare sensibilmente a questo obiettivo. Io con questo intervento il giorno prima della partita ho terminato. Come sempre fatemi sapere qui nei commenti le vostre sensazioni a 24 ore circa dal match. Ovviamente lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube se non l'aveste ancora fatto, seguitemi su Facebook e su Instagram, e noi ragazzi ci vediamo domani sicuramente con la live reaction di Cagliari Bologna. Un saluto a tutti e buona giornata a tutti. Ciao ciao.